Hello guys, welcome to my new video. She's Alessia. Today I want to make a light and natural makeup. Well, ciao a tutti ragazze. Oggi con me c'è Alessia e per lei e su di lei realizzerò un make-up molto leggero e naturale, o comunque non troppo appariscente. Cominciamo. Io comincerò con il legarle i capelli in modo tale da non averli davanti. Quindi lei adesso si rilasserà e non penserà più a nulla. Fare una bella coda utilizzerò una spazzola abbastanza ampia. Ok, dopo averle legato i capelli, passerei direttamente nell'applicarle una buona crema idratante, che le fungerà proprio come base. Questo è un piccolo vasettino di crema idratante per il viso. Useremo una crema idratante per il viso in questo vasettino.
adesso procediamo con la stesura della base e quindi del fondotinta. Allora, io utilizzo un fondotinta naturale bio, molto famoso, che molte ragazze sicuramente conosceranno, ed è il suo bioethic, ed è una BB cream in realtà, una BB cream che però funge anche da vero e proprio fondotinta, data la sua massima coprenza. Allora, nel viso di Alessia in questo caso, che ha una bella pelle, non ha impurità, non ha una pelle grassa, ne applicherò giusto un pochino, proprio poco. Applicherò in punti dove che magari ho un pochino di imperfezioni, quali brufoletti. E tendo sempre ad applicare anche il fondotinta sulla palpebra in modo tale che essa possa fungere da un vero e proprio primer. Ok, una volta applicato tutta la base, vado a truccare gli occhi. Allora, su di lei applicherò una base di ombretto bianco della Kiko. Adesso invece vado a prendere una palette di colori molto nude, questa qui, e sceglierò un marroncino in modo tale da dare profondità all'occhio.
Adesso invece procederemo con l'applicazione di un eyeliner. Stiamo un pochino le sopracciglia. Allora, come fissante per il viso, io uso sempre un fondotinta minerale, questo qui della Benecos, che ha anche un'ottima coprenza. Ne metto un pochino qui nel tappo e comincio a lavorarlo col pennello. Procediamo invece con un leggero contouring in modo tale da dare un pochino di profondità al viso. E io uso questa della Sephora Shimmering Bronzing Powder, questo qui. E all'interno si presenta con delle strisce. Parte da una terra più scura e poi andiamo invece ad un fard.
colori un pochino più pescati, diciamo. Quindi lavoriamo leggermente, diamo un pochino di ombra. Zoom. Fatto questo, invece voglio cercare di dare, di affinare un pochino il naso e quindi creo una leggera sottigliezza attraverso le ombre e quindi l'uso del contouring anche nel naso. Adesso invece voglio dare un pochino di vita, diciamo, a questo viso, cercherò di applicarle un blush color pesca. Saliti. Adesso invece voglio applicare una matita color malva. Ok, il make-up termina con una passata di mascara. Ok.
nostro make up è finito qui. Adesso sfogliamo un po' i capelli. Vediamo un po'. Termina il nostro video. Io vi auguro una buonanotte, spero che questo video vi abbia aiutato a rilassarvi, a trascorrere un po' di minuti sereni, in pace e con un conto alla rovescio. Vi mando la buonanotte. 10, 9,